Ciao ragazzi, ciao ragazze! Allora, in questo nuovo video vi voglio parlare di una cosa per la quale mi impazzisco, ovvero i candelabri. Io adoro in modo impressionante i candelabri, soprattutto quelli che sono molto decorati, che hanno tante braccia. Io ogni volta che ne vedo uno vado via di testa. E io frequento spesso mercatini dell'antiquariato, mercatini dell'usato, e lì mi capita di vederne molti che sono magari in ferro piuttosto che in argento, piuttosto che insomma molto decorati con tante braccia, e lì io vado via di testa. Ovviamente me ne porterei tutti a casa. E sì, di solito se sono molto decorati sono anche molto costosi, quindi diciamo che quello che faccio è, se ne trovo uno che comunque mi piace molto ed ha un prezzo accessibile, allora sì, quello viene a casa con me, perché a casa mia i candelabri non sono mai troppi. E niente, quindi come potete vederne anche dietro di me. E niente, in questo video vi faccio vedere qualche mio candelabro, quelli più grandi, quelli più belli, e niente, spero che vi piacciono. Ecco, qui siamo in camera mia, e nella camera matrimoniale, e ho questo candelabro che è stato uno dei miei primissimi candelabri che ho comprato. Mi piaceva appunto questi ghirigori un po' barocchi, e il... qua c'è il mio vampiretto che fa la guardia. Ecco, mi piaceva appunto come è decorato, è in ferro e inizialmente non era di colore nero, era di colore, adesso non mi ricordo, credo tipo bronzo, e praticamente io con lo spray nero l'ho poi fatto diventare totalmente nero, e poi ovviamente ci ho messo sopra queste bellissime candele nere, e quindi aspettate che vi faccio vedere da distante, e quindi da distante questo è l'effetto. Che a me piace molto, molto elegante e si intona bene con il viola della mia camera. Ecco, questi invece sono due candelabri che ho acquistato in coppia e li ho presi in un mercatino dell'usato, e appena li ho visti ovviamente mi sono innamorata perché sono molto decorati e sono, non sono in ferro ma sono in una lega, forse bronzo, ecco, e sì, mi sono innamorata subito non appena li ho visti. Qua manca un piedino perché praticamente la gatta ci è saltata sopra il tavolino e l'ha fatto cadere per terra e non sono riuscita a farlo sistemare, quindi uno è storto e l'altro è dritto. Non sono riuscita a farlo sistemare appunto perché sono in una lega e quindi praticamente il fabbro non me li sistemava. E anche qui ovviamente ci ho messo le mie belle candele nere, adesso vi faccio vedere un po' più da distante, e quindi ho creato il mio angolino con un bello specchio, che mi piace anche questo un sacco, e appunto i due candelabri e una bella console di legno. Ecco, qui invece abbiamo degli altri piccoli candelabri che ho, portacandele insomma, che ho acquistato sempre nei mercatini dell'usato. Questo è piccolino, ci stanno semplicemente due piccole candele. Questo invece è appunto da tavolo, ci stanno due belle candele nere. E qui questo qua invece mi piace un sacco, proprio per come è decorato, è anche bello grande. E veramente mi piace un sacco questo tutto in ferro, e anche questo appunto è un pezzo di antiquariato praticamente. Qui abbiamo un altro candelabro, piccolo candelabro, questo non è in ferro, credo sia proprio acciaio, quindi l'ho anche pagato poco, in realtà non è tutto questo granché, però comunque mi piaceva perché ha 5 braccia e appunto sempre con le candele nere, un po' di rose morte intorno, ci sta sempre bene. Ecco, qui invece siamo in cucina, anche qua non possono mancare i candelabri,
e questo mi piace molto. Sempre preso nei negozi dell'usato, non è che credo solo uno, che dopo vi farò vedere, l'ho preso in un negozio e l'ho pagato per nuovo, insomma. Poi ci ho messo delle cannelle bianche perché riprendono un po', siccome ho la cappa bianca della cucina, allora qualcosa di un po' più chiaro. E vi faccio vedere un altro piccolo candelabro, questo mi piace un sacco, come tutti. Questo qui dorato, piccolino, ma fa il suo che. Ecco, questo invece è l'unico candelabro che praticamente ho preso per nuovo, e l'ho acquistato in un negozio di casalinghi e con la scusa che è placcato argento, praticamente l'ho pagato un sacco. E anche qui praticamente la mia gatta è stata sopra il tavolo, l'ha fatto cadere, si è rotto, si era staccato un braccio, fortunatamente poi l'ho fatto sistemare dal mio idraulico, che insomma aveva un attrezzo per comunque riparare, e quindi anche qui ovviamente le candele nere, un po' di rose morte. Ok, vi faccio vedere questo, anche se in realtà non è un vero candelabro con candele, ma è un candelabro elettrico. E niente, questo sempre in metallo, e niente, ci ho messo delle candele vicino, le lampadine sono un po' quelle diverse, insomma non le solite lampadine, e niente, questo per un appunto per un comodino da letto, mi sembrava appropriato e quindi l'ho messo qui sopra. C'ho anche un bel Cristo e quindi diciamo che ci sta tutto. Ecco, mi stavo dimenticando di farvi vedere il mio ultimo acquisto, che è questo candelabro, che l'ho comprato sempre in uno dei miei soliti mercatini dell'usato. È in ferro, mi piaceva molto appunto la forma, e l'ho pagato solo 9 euro, quindi con poco riuscite anche a trovare, basta che cercate, riuscite a trovare anche dei bei pezzi. Niente, questa è la mia piccola collezione, diciamo, di candelabri. Ovviamente porta candele e candele, a casa mia ce n'è un botto, anche lumini da cimitero ce n'è un sacco, quindi ovviamente quelli non ve li fate vedere, però vi ho fatto vedere i candelabri, insomma, le cose più belle che ho, che mi piacciono. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti se magari anche voi avete questa passione per i candelabri, essendo io got vampire, tutto quello che è barocco mi piace da morire. E niente, buona giornata, un bacione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao ragazzi!